nemmeno se si fosse eletti col 99,99%, ci si potrebbe richiamare alla sovranità popolare come ad una sorta di usbergo, di protezione, di corazza, tale da porre chi è investito dalla sovranità popolare al di sopra dell'articolo 3 della Costituzione. Io mi chiedo, quando queste cose le dicevamo all'interno del PDL, e c'era il consenso più o meno convinto, chi di voi era presente al congresso fondativo del PDL forse ricorderà che cose assai simili a quelle che sto dicendo adesso le dissi allora. Io mi chiedo, quando richiamavamo all'epoca questi concetti, beh, c'era un'adesione sincera o c'era al contrario l'infingimento, l'ipocrisia di chi magari sentiva ciò che veniva definito politicamente corretto, ma non ci si ritrovava in certi valori e in certi principi? È stato anche da questa ipocrisia di fondo che le strade nel corso del tempo hanno iniziato a divaricarsi, perché per noi, per il centrodestra come noi lo intendiamo, la sovranità popolare è certamente la fonte della legittimità per chi governa, ma non si può richiamare la sovranità popolare per dire: io non rispetto la Costituzione, non sono uguale agli altri, mi considero in qualche modo al di sopra della legge e me ne infisco allegramente di tutto quello che la Costituzione prevede. E se siamo in una fase in cui c'è il rischio di uno scontro sempre più acceso, addirittura tra le istituzioni, non soltanto lo scontro politico, che in qualche modo è un po' il sale di una democrazia, se c'è il rischio di uno scontro tra le istituzioni, è probabilmente perché da qualche parte ci si dimentica che il primo dovere è per l'appunto rispettare, soprattutto se si giura sulla Costituzione, rispettare quella tripartizione dei poteri che è uno dei pilastri di qualsivoglia democrazia, tripartizione dei poteri che presuppone l'autonomia del potere giudiziario nei confronti del potere legislativo e del potere esecutivo, autonomia di un potere che ovviamente deve essere anch'esso sottoposto alla legge e alla Costituzione. Se ieri il Capo dello Stato ha sentito il dovere di invitare tutti ad abbassare i toni dello scontro, del confronto per evitare uno scontro tra le istituzioni, credo che lo abbia fatto non soltanto perché gli è ben chiaro che il suo principale dovere è quello di far rispettare la Costituzione, ma soprattutto credo che sia evidente che se vogliamo evitare il rischio di cortocircuiti che finirebbero per delegittimare ancor di più agli occhi della pubblica opinione tutte le istituzioni, tutta la politica, tutto quello che in qualche modo è lo sforzo per garantire il bene comune, perché questo è il vero grande rischio del tempo che stiamo vivendo, beh, se vogliamo per davvero evitare il cortocircuito, non possiamo commettere l'errore di mettere i contendenti come se si trattasse di forze che si affrontano sullo stesso piano. Lo voglio dire in termini ancora più espliciti. È sacrosanto dire si abbassino i toni, si evitino gli scontri istituzionali. Ma se i ministri della Repubblica dicono più o meno testualmente che i primi che devono abbassare i toni sono i magistrati, che non fanno comunicati, ma fanno soltanto indagini, beh, di tutta evidenza che c'è già un approccio da parte di qualcuno nell'esecutivo su questa questione che non può portare ad alcun tipo di raffreddamento del confronto, perché non si tratta di una polemica tra un potere e l'altro, si tratta di due ruoli e di due azioni totalmente diverse e distinte. I magistrati indagano, se sbagliano pagano, al pari ovviamente dei cittadini, ma la politica non può attaccare frontalmente la magistratura arrivando, come è accaduto, a comunicati che sembrano presi di pari passo dalla storia più drammatica della Repubblica Italiana, con polemiche nei confronti del CSM, della Corte Costituzionale, con comunicati in cui persino l'uso di alcuni aggettivi fa chiaramente comprendere che si vuole aizzare in qualche modo lo scontro. Abbassare i toni, certo, evitare il conflitto istituzionale, ma garantire il rispetto della Costituzione e quindi garantire la possibilità per la magistratura di indagare, il che non vuol dire negare a priori la necessità delle riforme, anzi, vuol dire rendere più forte l'esigenza delle riforme. Perché se negli ultimi tempi alcune riforme, anche in materia di giustizia, non si sono fatte, beh, non è perché ci mettevamo di traverso,
è unicamente perché se quelle riforme erano finalizzate quasi unicamente a garantire alcune posizioni personali anziché a garantire un corretto funzionamento della giustizia in Italia, si rafforzavano le spinte di coloro che anche all'interno della magistratura vorrebbero mantenere tutto così com'è. E allora, preservare quei valori originari del PDL significa per l'appunto avere senso delle istituzioni, avere senso dello Stato, vuol dire avere ben chiaro che non si possono sempre alimentare scontri, alzare muri, separare, seminare zizzania, aprire fossati, proprio perché vi deve essere un interesse generale, un bene comune, e avere ben chiaro che cosa significa una cultura nell'ambito del centrodestra, delle famiglie europee che si rifanno ai valori del popolarismo, significa ad esempio avere ben chiaro che significa avere un atteggiamento tollerante, un atteggiamento liberale, un atteggiamento garante del diritto della persona, un atteggiamento rispettoso di ogni minoranza. E non voglio infierire, ma non credo che l'ultimo centrodestra, l'ultima versione del PDL possa ritrovarsi appieno negli aggettivi tollerante, garante dei diritti della persona, garante delle minoranze, garante di quelle che sono le diversità. Credo che fosse doveroso alzare la bandiera che abbiamo alzato per evitare che dei principi nei quali crediamo e nei quali si riconoscono buona parte degli elettori del PDL finissero per essere la caricatura, finissero per essere travolti, finissero per essere sfigurati, perché non c'è assolutamente nulla di tollerante in alcuni atteggiamenti che il PDL prende il più delle volte sotto la spinta o comunque assecondando la deriva del principale alleato, la Lega, nei confronti del rispetto delle minoranze, nei confronti della dignità delle persone, nei confronti di quei valori che in qualche modo sono riconducibili alla tutela dei diritti del cittadino. Non voglio dilungarmi, non voglio dire che abbiamo cose che abbiamo detto in altri momenti e quindi sottolineare concetti che in qualche modo già appartengono al dibattito politico e forse anche al patrimonio culturale del centrodestra migliore, quindi anche di Future Libertà, ma quando si parla ad esempio di queste questioni è di tutta evidenza che non si può prescindere da come si immagina la società italiana nei prossimi 10 o 20 anni in ragione dei flussi migratori, in ragione della necessità di garantire politiche autenticamente di integrazione, in ragione del fallimento di ipotesi di governo di questi flussi che sono stati tentati da altri paesi. Quando all'interno del PDL dicevamo, ad esempio, che si doveva riflettere sul fatto che il melting pot di origine britannica e nord-europea mostrava la corda, beh, non potevamo immaginare che qualche tempo dopo non un uomo di sinistra, ma un uomo come Cameron dicesse il multiculturalismo è fallito, e lo diceva nello stesso momento in cui non negava l'evidenza, vale a dire che sempre di più sarà una società multietnica, sempre di più sarà una società multiraziale. Fallimento del multiculturalismo non vuol dire che non ci saranno i figli degli stranieri o gli stranieri, vuol dire cosa assai diversa. Così come, sempre su questa questione, pensare ai problemi che ci sono oltralpe in Francia a proposito dell'assimilazionismo significa magari avere anche una chiave di lettura per capire qualche cosa di più di quel che sta accadendo nel Maghreb. Perché io credo che una grande forza politica di centrodestra, una grande forza politica che cerca di immaginare la società dell'immediato futuro, non solo non possa prescindere da queste grandi questioni, ma debba avere nel suo patrimonio culturale quelle chiavi di lettura, quelle categorie che possono indicare un modello o comunque la realizzazione di un progetto. E non è polemica, ma fotografia della realtà, dire che nel PDL su queste questioni attualmente non c'è assolutamente nulla, perché non c'è una sola idea, non c'è un solo progetto, non c'è un solo tentativo di analisi, non c'è assolutamente nulla.